Ogni giorno milioni e milioni di esseri viventi fanno sesso. Ogni giorno. Chi per garantire la sopravvivenza della specie? Sì. Chi per soddisfazione personale? Chi per evitare di rispondere a domande imbarazzanti? Sì. C'è chi gode e chi finge di godere. E poi c'è chi semplicemente guarda gli altri godere chiedendosi: perché io no? Ogni giorno milioni di donne anorgasmiche sperano di scoprire improvvisamente cosa sia il piacere. E quando si stancano di sperare, iniziano a cercare me. Ma dentro di voi cosa accade veramente? Osservate corpi, ascoltate voci e percepite profumi che alimentano costantemente le vostre fantasie sessuali. Tutte voi possedete un archivio di immagini, suoni e situazioni e lo utilizzate per eccitarvi quando non trovate stimolante il vostro partner. Oppure per rendere la masturbazione più piacevole. Anche tu preferisci l'autoerotismo a un rapporto sessuale completo? Ti senti più gratificata dalla masturbazione che dal tuo compagno? Non dirmi che preferisci fare sesso da sola. Eppure, il sesso è un rito antico che si ripete da secoli. Due persone. Lei lo guarda. Lui la guarda. Scusi, che ha da accendere? L'approccio. Il contatto. Un gesto inaspettato che infiamma l'atmosfera. È così che lo stupore si trasforma in passione e infine l'estasi. Il sesso ci ricorda la nostra parte istintuale. La natura risveglia l'animale che è in noi. Il maschio fa sentire alla femmina la sua superiorità fisica. La super bionda. La femmina si lascia sedurre dal maschio forte, dalla garanzia di una prole dominante che possa sopravvivere alle avversità. E così si abbandona. Si lascia conquistare. Cede il controllo. Il rituale del corteggiamento fa già parte dell'atto sessuale. Non vi si deve mai rinunciare, affrontandolo con fantasia e sperimentando le varianti di approccio. La fantasia regalerà una maggiore intensità al rapporto. Un'intensità che cresce, cresce ad ogni carezza, ad ogni respiro, a ogni gemito. Sta stronza. Fino alla scarica finale. L'orgasmo. La soddisfazione completa dei sensi. È iniziato il seminario di recupero e riabilitazione per donne sessualmente frustrate. Risolverò problemi, disfunzioni e insoddisfazioni sessuali femminili ataviche. In un paese dove una donna su due dichiara in segreto di fingere l'orgasmo con il proprio partner e di non essere sessualmente soddisfatta, è giunta l'ora di fare chiarezza. Metterò a nudo la verità. Chi sono io? Ma il dottor Wolf? Il dottor Wolf sta arrivando.